tanto pubblico per il secondo appuntamento di La Bella Estate, incontri letterari sotto la rocca ariostesca di Castelnuovo Garfagnana. Venerdì è stata la volta di Alan Friedman, che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Questa non è l'America. L'incontro si è aperto con il saluto dell'organizzatrice Alba Donati. Poi il sindaco Tagliasacchi ha sottolineato l'importanza della nuova location che l'amministrazione ha restituito ai cittadini. Fabrizio Di Loiuti ha condotto l'incontro, al quale hanno partecipato anche Umberto Cinquini, autore del carro di prima categoria al Carnevale di Viareggio dedicato a Trump, e il giornalista Raffaele Palumbo. Friedman ha confessato che, essendo stato in giuria all'ultimo carnevale, aveva votato per il carro di Umberto Cinquini, ma poi ha scoperto che il suo voto è stato annullato perché ha chiesto il riconteggio delle schede e quindi dei voti. In sala, ascoltate bene, perché Alan Friedman sta per chiedere un riconteggio del carnevale di Viareggio, un imbroglio a Viareggio nella giuria, perché io ho votato per lui e invece cosa è successo? Invece è successo che il suo voto è stato annullato e lui è arrivato secondo. No, sono arrivato quarto addirittura. Quarto. Poi, parlando del suo libro, non ha risparmiato critiche al sistema e ai politici americani, compreso Obama, definendo poi Trump una catastrofe che avrà effetti devastanti sull'America. Un uomo con poco intelletto, un uomo ignorante, un uomo populista e oggi un uomo pericoloso e sotto indagine. L'incontro con Friedman verrà trasmesso nella versione integrale su Noi TV domenica 23 luglio alle 23:15.